Il caffè dello sport. Commenti, approfondimenti, interviste sul campionato della Triestina Calcio e sul movimento dilettantistico triestino. Il caffè dello sport. Ogni martedì a Radio Attività. Sono le 14:15 oppure le 20:15 se ci state ascoltando in replica. È martedì e dunque è il giorno del caffè dello sport. Fra pochi secondi inizia la puntata con Massimo e Guido su Radio Attività. Non ci fermiamo mai, sempre in onda, sempre a parlare di sport. Oggi andremo nel mondo della pallacanestro su Radio Attività qui con noi. Non cambiate frequenza. Il caffè dello sport è un appuntamento offerto da Brada Impex. Da 25 anni in rotonda del boschetto 3/1. Il tuo lavoro addosso è Brada Impex. Le migliori lubianske di Trieste sono alla trattoria da Glenn. 15 tipi di lubianske a Borgo San Sergio in via Rosani 11. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177 al capolinea della 35. Leticia Wine Buffet. Il caffè dello sport. Buon pomeriggio gentili amici di Radio Attività, un saluto da Guido Roberti, ultimo appuntamento del mese di marzo con il caffè dello sport. Naturalmente è un piacere ritrovarsi, oggi sarà una puntata dedicata al basket, a un memorial per l'esattezza molto importante che riguarda un giovane, dedicato a un giovane. Prima di introdurre gli ospiti, naturalmente ben ritrovato Massimo Petronio. Ciao Guido, un saluto a tutti gli amici di Radio Attività. Allora, io come sempre in apertura vi ricordo la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/ilcaffedellosport, che è la pagina della redazione sportiva di Radio Attività, dove peraltro trovate anche la foto che abbiamo appena fatto proprio di questa puntata, con gli ospiti di questa puntata. Quarto anno del Memorial Stefano Tramontin, di questo parliamo oggi nella nostra trasmissione, lo facciamo con un volto noto di Radio Attività, un amico di Radio Attività che è Matteo Zanini, ben ritrovato, ciao Matteo. Ciao Guido, ciao Massimo e buonasera a tutti gli amici di Radio Attività. E altro amico della pallacanestro, prima volta invece in radio per lui, è Leonardo Mravic. Ciao, benvenuto a Radio Attività. Grazie mille dell'invito, è un piacere essere qui con voi. Allora, benvenuti al Caffè dello Sport su Radio Attività. Parliamo di questo quarto Memorial Stefano Tramontin. Allora, è un torneo giovanile a scopo benefico. Chi ci racconta, tra Matteo e Leonardo, l'idea, che è quella di ricordare Stefano, ovviamente. Partiamo da questo discorso qua. Beh, sicuramente quello di Stefano è un discorso fondamentale, perché appunto si parla di un memorial che incrocia beneficenza e sport, perché un memorial che poi diciamo ha uno scopo nobile, quello di raccogliere donazioni a favore della struttura che ha accolto Stefano fin dai primi passi della sua malattia, il CRO di Aviano. Crodiaviano, che è una struttura molto importante a livello regionale, e questo torneo, che è gratuito, a ingresso gratuito, appunto ha come unico scopo quello di raccogliere delle donazioni libere, volontarie, gratuite, e diciamo che questo quarto anno ha visto uno sviluppo anche internazionale del Memorial. Pian piano si è ingrandito sempre più. Quest'anno avremo delle presenze importanti come l'Olimpia Lubiana e il Basket Treviso, quindi formazioni da fuori regione che hanno accettato di buon grado di aderire a questo progetto che incrocia il nome di Olimsport con il nome di Stefano Tramontin, che è una persona che nel mondo della pallacanestro, dei tornei estivi e nel mondo della pallacanestro locale ha sicuramente lasciato un grande ricordo in tutti noi. Casa madre è la Olimsport, torneremo a parlare dell'attività di Olin Sport tra un po', perché naturalmente sono tante le iniziative dell'associazione, le cui iniziative ormai condividiamo da parecchi anni a questa parte. Leonardo, per te era un grande amico Stefano, naturalmente tu hai vissuto con lui questa situazione. Chiaramente quando si parla di un giovane piange sempre il cuore dover vivere certe situazioni. Come ti senti tu oggi ancora a portare avanti questo memoria e il tuo ricordo personale di Stefano? Diciamo che per me, per gli amici di Stefano, lui è sempre stato con noi, è stato un guerriero fino alla fine, e da 4 anni insieme con l'aiuto di Unisport che cerchiamo di organizzare questo evento, perché ci ricorda un combattente che purtroppo per 7 anni ha combattuto contro questa malattia e veramente a testa alta è sempre stato presente con noi in campo, ha giocato fino all'ultimo giorno che ha potuto giocare, dopo veniva in palestra con noi,
ci faceva da allenatore, è stato un esempio per tutti quanti. Ci sembra il modo più bello di ricordarlo, appunto, organizzando qualcosa in suo onore. Facciamo così, diciamo subito quindi agli ascoltatori i riferimenti, il luogo e le date per assistere a questo grande spettacolo, anche quindi per dare un contributo importante a questo, al centro di riferimento oncologico di Aviano, così abbiamo proprio detto il nome completo. Esattamente, allora il Memorial Stefano Tramontin si terrà questo sabato, il 4 aprile, per tutta la giornata. Si partirà con il torneo giovanile alle ore 9.30 presso il Paleasport di Aquilinia in Piazzale Menguzzato. Si partirà alle 9.30 con il confronto tra Basket Trieste e Azzurra Trieste. Ricordiamo che questo torneo giovanile è un torneo riservato ai nati nelle annate 2000-2001, quindi under 15. A seguire alle 11.30 lo scontro delle formazioni cosiddette foreste, Basket Treviso e Olimpia Lubiana. Poi avremo la pausa e al pomeriggio ci sarà la finale terzo quarto posto alle 16, la finalissima alle ore 18, che peraltro vedrà la palla 2 alzata da Guerino Cerebuk, presenza importante che ha voluto anch'esso dare il suo contributo al Memorial, per poi terminare il tutto alle 20.30 con la partita tra Italia All Stars e Slovenia All Stars, quindi vecchie glorie a confronto per una causa nobile. Ecco, facciamo qualche nome di queste glorie, perché naturalmente siamo alla quarta edizione, ma molti personaggi vi sono stati vicini con la loro presenza, con il loro nome, con il loro volto all'iniziativa in memoria di Stefano Tramontin. Sì, diciamo che fin dal principio siamo riusciti ad attirare dei nomi interessanti fin dal primo anno, e in queste edizioni sono passati dei nomi come Gregor Fucca, Alberto Tonut, Rich Laurel, Davide Bianchi, il mitico Dacio, indimenticato da tutti i tifosi della storica pallacanestro Trieste, Massimo Guerra, Rich Laurel, come ho già detto, insomma, tanti campioni del passato hanno sposato la nostra causa, la causa di Stefano, la causa del Crow, e anche quest'anno avremo dei nomi importanti. Ci saranno di nuovo Massimo Guerra e Davide Bianchi, ci sarà Davide Cantarello, ci sarà Benito Colmani, che è un'altra presenza storica della pallacanestro Trieste, e in più dall'altra parte, per quel che riguarda la selezione della Slovenia, avremo giocatori, ex giocatori di Serie A1 di Lubiana e di Capodistria, quindi avremo la possibilità di vedere Slavko Kotnik, che è sicuramente un nome a livello internazionale molto conosciuto, ma anche altri personaggi che sono ben noti specialmente a livello locale, come Petar Vujovic, che negli ultimi anni di carriera ha peraltro militato nei nostri campionati minori con la Servolana. Adesso andremo in pausa qui su Radioattività, ma ci sono ancora tante altre curiosità da scoprire sul Memorial Tramontin, e poi chiederemo anche un pronostico su chi vince questa mitica sfida serale del prossimo sabato. Vediamo, pausa e poi ancora Caffè dello Sport su Radioattività. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Le migliori lubianske di Trieste sono alla Trattoria da Glen, 15 tipi di lubianske, a Borgo San Sergio in via Rosani 11. Trattoria da Glen, due ampie sale interne, veranda e giardino, il posto ideale per cene di squadra, il ritrovo di sportivi e famiglie. Trattoria da Glen da oggi è anche pizzeria e c'è anche il servizio per asporto. In via Rosani 11 a Borgo San Sergio c'è la Trattoria da Glen, 040 81 32 55. Gomme Marcello, in piazza Foraggi 8. È rivendita pneumatici, accessori e ricambi per auto e moto. Gomme Marcello, il tuo meccanico di fiducia con tutte le migliori marche. Richiedi un preventivo da Pole Position. gommemarcello.2009@libero.it o chiamalo 040 391 203. La sede di piazza Foraggi 8 è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8:18 e 30. Il sabato 8:12. Gomme Marcello. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecchia? Ma vieni a mangiare la teccia! Poste aspetti! Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia! Che buon profumin! Te ne trovi in via San Nicolo 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la vecchia alla teccia, che il caffè te lo offro mi! Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radioattività.
Questa è Radioattività e come tutti i martedì c'è il Caffè dello Sport con Massimo e Guido. Oggi gli ospiti sono Matteo Zanini e Leonardo Mravic e ci stanno raccontando del quarto Memorial Stefano Tramontin che andrà in scena sabato 4 aprile, questo torneo giovanile a scopo benefico. Abbiamo già raccontato alcuni particolari rispetto proprio a questo evento, a questo spettacolo. Ci saranno anche protagonisti importanti, li abbiamo già accennati, e ci sarà questa mitica sfida tra Olimpia Lubiana e Basket Treviso, giusto? Quindi che tipo di attesa c'è rispetto a questo tipo di partita, anche dal punto di vista del pubblico, che affluenza è prevista? Diciamo che abbiamo voluto invitare appunto queste squadre internazionali proprio per la loro storia e anche per il loro presente, visto che sono da sempre lavorano molto bene con i giovani. E abbiamo voluto anche mettere a confronto appunto le due maggiori società triestine con due società di questo livello che chiaramente poi nella finale, primo secondo, nella finale terzo quarto si andranno ad incontrare. Un pronostico, non lo saprei fare, sì, sinceramente. No, niente pronostico. Matteo pronostico. Il nostro Leo non si sbilancia, ovviamente. Tu che sei più giornalista. Io che sono più giornalista, diciamo che certamente il livello è assolutamente elevato, specialmente per quel che riguarda la prima semifinale, quella tra Basket Trieste e Azzurra. Mi sento di pronosticare una possibile vittoria azzurra. Non me ne vogliano le altre, però questa è la mia sensazione. Poi sono più preparati, dici? Ma diciamo che sarà il campo a parlare, insomma, non voglio sbilanciarmi. Secondo me me la sta gufando, visto che io faccio parte dello staff del Basket Trieste. Ecco, però vedremo. Il campo parlerà. L'ho fatto apposta per stuzzicare il nostro buon Leo, assolutamente. Ovviamente. Poi Azzurra e Basket Trieste a quel livello under 15, là stanno dando vita a un bel campionato. Sono le squadre che stanno facendo sulla fase high, sempre vittoria di due, sconfitta di due, quindi assolutamente molto molto interessante, molto equilibrato. Andiamo e torniamo all'attività del CRO di Aviano, perché magari non tutti i nostri ascoltatori naturalmente possono conoscere quella che è il loro settore di intervento, perché è una struttura organizzata per questo scopo nobile. Allora, Leo, fornissici qualche informazione in più sul CRO di Aviano. Il CRO di Aviano è fondamentalmente la struttura che ospita i malati di tumore, da quello che so io è la struttura più grande del Triveneto. Il loro fiore all'occhiello è sempre stato l'area giovani, che è stata creata soprattutto grazie a degli sponsor, diciamo, privati, con l'ausilio di certi dottori, perché loro purtroppo hanno voluto aiutare i più giovani che purtroppo hanno questa grave malattia e creare una zona in cui le pareti non siano bianche o grigie come il tipico ospedale, ma siano un po' più colorate, magari fornire una televisione, una PlayStation, un computer a questi ragazzi, diciamo, che vanno dai bambini fino a, diciamo, 23-24 anni, per alleviarli un po' la degenza all'interno dell'ospedale, che non è mai facile, soprattutto in questi gravi casi. Il nostro intento è appunto di aiutare quest'area giovani che in questi ultimi anni ha subito, diciamo, degli scossoni, un po' la crisi, un po' stanno ristrutturando. Vorremmo che sia di nuovo attiva il più velocemente possibile, e per questo è proprio fondamentale l'aiuto di tutti, quanti, appunto. E questo è importante, sì, perché poi adesso è sabato 4 aprile, quindi ovviamente saranno chiamati anche tutti i triestini a partecipare a questo evento e dare il loro contributo per questo importante obiettivo. E poi soprattutto assisteranno anche a un gran bel spettacolo, e quindi in qualche modo verranno ripagati a dovere, no? Perché, insomma, per esempio la partita celebrativa, raccontaci qualcosa di più. Quali sono state le partite celebrative delle edizioni precedenti? Ricordiamo, questa è la quarta edizione. Cosa hai atteso in questa edizione invece? Allora, diciamo che nelle edizioni precedenti la prima edizione è stata sicuramente quella un po' più incentrata a livello locale, perché c'era stato il confronto tra il Tramontin, che è la squadra composta interamente dagli amici di Stefano, tra il Tramontin e il Venezia Giulia Basket, che era la società che diciamo ospitava la manifestazione al Palasport di Aquilinia. Poi dal secondo anno abbiamo inserito questa selezione di vecchie glorie della Pallacanestro Trieste, e si sono aggiunti anche altri amici in questi anni come Stefano Attruia, che sarà presente anche quest'anno, come Mike Davis, lo storico centro di Caserta,
Insomma, abbiamo avuto tante stelle e devo dire che le partite sono sempre state molto divertenti, sebbene un paio di volte ci siano stati dei risultati magari con degli scarti un po' più importanti, però devo dire lo spettacolo offerto è sempre stato più che soddisfacente anche per il pubblico. Anche nonostante l'età di alcuni partecipanti, non si vede l'età sul parquet, no? Alla fine, no? Quando c'è il talento e c'è la classe... Si riesce a sopperire anche a una carta d'identità non più verde. Con l'esperienza. Diciamo che io che faccio parte dei Tramontini siamo sempre massacrati. Nonostante l'età. Devo essere sincero. È il momento della musica, naturalmente, al Caffè dello Sport, poi pausa pubblicitaria, poi torneremo con Matteo e con Leonardo a parlare del Memorial Tramontin. Adesso gustiamoci questo brano che poi era molto caro a Stefano, quindi ci teniamo che venga messo in onda. The World Greatest, R. Kelly. I am a mountain, I am a tall tree, oh, I am a swift wind, sweeping the country. I am a river, down in the valley, oh, I am a vision, and I can see clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, I'm that star up in the sky, from that mountain peak up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope, when my back's against the ropes, I can feel it, I'm the world's greatest. I am a giant, I am an eagle, oh, I am a lion, down in the jungle. I am a marching band, I am the people, oh, I am a helping hand, I am a hero. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, that star up in the sky, from that mountain peak up high. Hey, I made it, I'm the world's greatest, and I'm that little bit of hope, when my back's up against the ropes, I can feel it, I'm the world's greatest. In the ring of life I'll reign, love I will reign, and the world will know. Against the wall, I can feel I'm the world's greatest. I saw the light, and I'm that star up in the end of the tunnel. I'm that mountain peak, the prodigal, at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. The rainbow's right there. I'm that little bit of hope, yeah. When my back's against the wall, I can feel it. Now I can just walk. I'm the world's greatest. Then it's the greatest. Can you feel it? Hey!
Il caffè dello sport ritorna tra poco. Ma è una sfilata di moda o sono dei tecnici al lavoro? Sono quelli della squadra vestita da Brada Intex, in rotonda del boschetto 3/1. Indossano abbigliamento tecnico da lavoro sneakers, leader assoluto del settore. Calzature e abbigliamento Cofra e U-Power, con i design più alla moda. Abbigliamento intimo tecnico craft, con il top degli accessori come 3M e Pector. E per i capi aziendali promozionali, Brada Intex vi offre Click, con una vastissima gamma di articoli personalizzati, dalle camicie al giubbotto, alle polo e t-shirt. E ancora abbigliamento Helly Hansen, dispositivi anticaduta Petzl e Miller, abbigliamento per enti, comunità e case di riposo Angiolina e Sigi. Da 25 anni, in rotonda del boschetto 3/1, il tuo lavoro addosso è Brada Impex. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Radioattività, radioattività. Il caffè dello sport. Commenti, approfondimenti, interviste sul campionato della Triestina Calcio e sul movimento dilettantistico triestino. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radioattività. Eccoci nuovamente in onda al caffè dello sport. Come tutti i martedì, vi ricordiamo che da questa stagione abbiamo la possibilità, per ogni puntata, quindi settimana dopo settimana, di riascoltare in podcast la trasmissione sul canale YouTube del Caffè dello Sport. Lo trovate molto semplicemente, e comunque condividiamo il link sempre preciso sulla pagina Facebook. Stiamo parlando del quarto Memorial Stefano Tramontin, come detto organizzato, co-organizzato dalla All In Sport. Matteo, una realtà che conosciamo bene, ma che prosegue con iniziative spettacolari e di beneficenza, sempre con lo spirito giusto, col sorriso. Direi che stanno andando bene le cose, in crescita. Sì, diciamo che le cose stanno andando in crescita anche grazie al contributo fondamentale del Comune di Muggia, che ci dà il patrocinio e con cui abbiamo stretto una collaborazione. Infatti adesso da quest'anno abbiamo spostato proprio la nostra sede al Palazzetto dello Sport di Aquilina, quindi abbiamo uno spazio ben definito. Oltre al Memorial avremo anche altri impegni in vista dell'estate, il consueto appuntamento a metà luglio con il Basket Street Battle, ormai irrinunciabile per noi. Must. Esatto, il nostro marchio di fabbrica. E poi dal 22 al 28 giugno 2015 l'appuntamento con il grande basket internazionale, con la All In Sport Summer League 2015. Siamo alla terza edizione di questa Summer League, con 40 giocatori provenienti da 11 nazioni diverse, tanti scout, allenatori, GM presenti, insomma un qualche cosa che ci sta dando una dimensione internazionale e che speriamo di poter sviluppare in maniera sempre più proficua. Leonardo, il tuo ruolo nell'organizzazione dell'evento, in questo caso del Memorial Tramontin, oltre a essere bravissimo a presentarlo in radio, nonostante insomma le tue remore iniziali, poi alla fine diciamo ce la sei cavata bene. Che io faccio da tramite tra gli amici di Stefano e la famiglia di Stefano e l'Olin Sport, insomma. Loro fanno i grossi, devo ringraziarli di questo, contattano le persone di qua, di là. E io ho avuto qualche contatto per le squadre giovanili, comunque essendo anch'io nel mondo della pallacanestro, ho avuto i contatti con degli sponsor, insomma. Faccio un po' il tramite, quello che serve. Il jolly, un po' per gestire un po' tutto, no, alla fine. Esatto. Che tra l'altro, permettimi di sottolineare il fatto che Leonardo, tra l'altro, collabora attivamente con l'Olin Sport anche negli altri eventi, dunque
fa un po' parte della famiglia All In Sport, lo sentiamo sicuramente dalla nostra parte, e lui ha sposato la nostra causa più volte. Vabbè, ormai poi ci siamo affezionati a determinati appuntamenti che, come dicevamo, sono un must, lo street battle a Guardiella e quindi la Summer League, quindi stanno diventando veramente una consuetudine dello sport triestino che fa piacere vedere. Una volta c'era il calcio, il trofeo Giulia, adesso per il basket siete un vero riferimento, questo è molto positivo. Vorrei aprire una parentesi perché riguarda un ragazzo che conoscevamo penso tutti, anche Mitia Gasparo, che ha perso la vita quest'estate in un incidente stradale, per cui si sta parlando, per esempio, sarebbe un bel gesto simbolico anche di intitolare a lui il campetto noto come PCA a Piazza Carlo Alberto. Penso che sarebbe uno sforzo che naturalmente è doveroso da parte degli amici, ma anche andrebbe recepito da un punto di vista istituzionale. In fondo è una cosa molto semplice e non vedo perché non si dovrebbe. Non so chi vuole fare una riflessione, penso che lo conoscevate bene entrambi. Ci stiamo lavorando, si sono attivati molti ragazzi, amici di Mitia, specialmente Giacomo Pison, che ha avuto i primi contatti col comune. Stiamo vedendo di fare il possibile per raggiungere un obiettivo appunto comune. Sicuramente è una cosa che, per la quale le istituzioni sono state certamente ricettive. Ovvio che dopo ci sono delle tempistiche burocratiche che spesso rallentano certe cose. Noi da parte nostra abbiamo già parlato anche con alcuni amici di Mitia, stiamo cercando di attivare diverse idee come raccolte fondi, come crowdfunding proprio, per poter appunto riuscire a intitolare questo campetto, il PCA Garden, e per cercare di riqualificarlo al meglio. Sarebbe una cosa sicuramente importante per ricordare un ragazzo che in tutti noi ha lasciato veramente un ricordo indelebile, direi. Che difficoltà si incontrano ad organizzare un torneo come il Memorial Tramontino? Immagino telefoni bollenti, organizzare comunque anche squadre che vengono da fuori Trieste, squadre giovanili, contatti con i dirigenti, cioè è un bel lavoro, è un bel impegno, no? Beh, sicuramente organizzare una manifestazione non può prescindere da soprattutto un piano di sostenibilità economica, e qui devo davvero ringraziare Leonardo, perché è stato abilissimo nel tessere pubbliche relazioni con gli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione. Appunto, permettetemi di citarli, certo, perché sono stati davvero carini da tanti anni a questa parte a sostenere questo evento: Lampas Systems, Torrefazione Triestina, Macelleria da Fuffo, Centro Revisioni, Trevin Abbigliamento e Alexia Project. Senza poi dimenticare le due aziende che daranno anche il nome alle due selezioni, ovvero Fructal, che è uno sponsor della Slovenia, e White Café, che ha peraltro anche ospitato la conferenza stampa di presentazione dell'evento. E, come dicevo, la sostenibilità economica è fondamentale per un evento. Poi telefoni bollenti sicuramente, cercare di far collimare gli orari con i viaggi da Treviso, da Lubiana, sì, e poi ovviamente raccogliere le presenze delle stelle della partita serale. Questo è sicuramente un bel puzzle, direi. Breve pausa e poi ancora Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177. Forno a legna, lievito naturale e la consegna a domicilio è gratuita. Alla Pizzeria Mediterranea anche primi piatti come gnocchi, paste, risotti, e poi pesce, le grigliate di carne, la paella valenciana, i dolci fatti in casa. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, compresa la domenica. Sala fumatori, spazi ideali per feste e ricevimenti. Convenzionato Lioness. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177 al capolinea della 35. Telefono 040 57 21 11. www.pizzeriamediterraneaart.com. Pizzeria Mediterranea è anche su Facebook. Clicca mi piace e segui tutti i nostri eventi.
Gomme Marcello, in piazza Foraggi 8. È rivendita pneumatici, accessori e ricambi per auto e moto. Gomme Marcello, il tuo meccanico di fiducia con tutte le migliori marche. Richiedi un preventivo da Pole Position. gommemarcello.2009@libero.it o chiamalo 040 391 203. La sede di piazza Foraggi 8 è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8-18 e 30. Il sabato 8-12. Gomme Marcello. Grido Libero, la voce della curva Furlan su Radio Attività. Ogni venerdì alle 19, la parola ai tifosi alabardati. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. State ascoltando il caffè dello sport su Radio Attività. Nella puntata di oggi Matteo Zannini e Leonardo Mravic, visto che stiamo parlando di basket, raccontateci anche il vostro inizio con la palla a spicchi, magari un po' di voi, così come è iniziata questa passione per questo sport, Leonardo. Ma diciamo che io da ragazzino ero molto indeciso sul da farsi e, parlando con i miei genitori, mi hanno consigliato il basket. Sono entrato una volta in palestra e non ne sono più uscito. Gioco a pallacanestro da quando ho 7 anni, ho cominciato ad allenare, ho gli sport, tornei, faccio veramente di tutto e di più e ormai è diventata una malattia. Quindi su tutti i fronti, quindi su tutti i fronti, organizzazione, giocatore, dirigente, allenatore, quindi tutto. Ti manca solo la dirigenza o comunque quei ruoli dirigenziali, no? più o meno. Matteo invece ho iniziato più tardi, diciamo la mia esperienza parte principalmente dal campetto come giocatore di strada. Poi ho iniziato diciamo a 14 anni, quindi molto più tardi rispetto alla media. Da lì non ho più smesso, è stato proprio amore a prima vista. Prima giocavo a pallamano, a calcio, e poi dai 14 anni in su diciamo non ho più smesso e continuo ancora a dilettarmi nei campionati minori. Dopo aver fatto qualche puntata tra Ronchi dei Legionari, Muggia, Servolana, praticamente tutte le squadre triestine, fino ad arrivare al Don Bosco Trieste, che è la mia società di appartenenza. Chi gli avrebbe mai detto che Zannini avesse un passato da calciatore o da giocatore di pallamano? No, ma lui è quello che faceva assist nella triestina. Per Zannini lì, lui. Mi sono cresciuti i capelli. Pochi, però... Poi da notare la fedeltà alle rispettive società, visto che non sono più le bandiere eccetera. Lui è venuto in rosso come Bascatrice, lui in verde come il Salesiano Don Bosco, quindi bravi anche per lo stile. C'è anche un Matteo Zannini ormai che cresce dal punto di vista giornalistico. Come va da quel punto di vista la tua molteplice attività tra mega basket, cronache e quant'altro? Beh, diciamo che sicuramente... quello che manca è il tempo, per cui se potessero inventare le giornate da 36 ore io sarei uno dei più fedeli sostenitori di questa invenzione. Diciamo che a parte l'attività con Mega Basket, che ormai continua in maniera piuttosto solida, e da quattro anni con All In Sport per quel che riguarda l'organizzazione di eventi, a livello giornalistico con le cronache su Tele4 per la pallacanestro Trieste sono al secondo anno di fila, anche se prima ne ho anche fatto un altro, e poi si è aperta anche un'interessante collaborazione con Super Basket, che è appunto un magazine di riferimento, un storico magazine fondato nel 1978 da Aldo Giordani, con cui mi sto togliendo delle belle soddisfazioni perché ci sono dei nomi importanti come Dan Peterson, Niccolò Trigari, Pietro Colnago, tutta gente che lavora a un certo livello nel giornalismo sportivo. Io sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Ti fa arrabbiare Holloway quando fai la radiocronache, le telecronache? La tua opinione su questo americano bizzarro? Mi appello al quinto emendamento, alla facoltà di non rispondere, perché devo essere diplomatico e sostenere sempre i colori biancorossi, però effettivamente qualche calo di concentrazione quest'anno ci ha fatto impazzire più del dovuto. Allora metteremo di nuovo in difficoltà Matteo dopo la pausa pubblicitaria, perché magari apriremo la parentesi sulla pallacanestro Trieste, perché insomma, anzi là non sarà da parlare in maniera negativa ma anzi in maniera super positiva. Quindi pausa pubblicitaria e poi ancora Caffè dello Sport su Radio Attività. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco.
ma è una sfilata di moda o sono dei tecnici al lavoro? Sono quelli della squadra vestita da Brada Impex, in rotonda del Boschetto 3/1. Indossano abbigliamento tecnico da lavoro sneakers, leader assoluto del settore. Calzature e abbigliamento Cofra e U-Power, con i design più alla moda. Abbigliamento intimo tecnico craft, con il top degli accessori come 3M e Pector. E per i capi aziendali promozionali, Brada Impex vi offre Click, con una vastissima gamma di articoli personalizzati, dalle camicie al giubbotto, alle polo e t-shirt. E ancora abbigliamento Helly Hansen, dispositivi anticaduta Petzle e Miller, abbigliamento per enti, comunità e case di riposo Angiolina e Sigi. Da 25 anni, in rotonda del Boschetto 3/1, il tuo lavoro addosso è Brada Impex. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vieni a mangiare la tecia. Poste aspetti, chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin, te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Ancora qualche minuto assieme al Caffè dello Sport fino alle ore 15, se ci state ascoltando nell'appuntamento number one, quello originale, quello proprio fresco fresco, oppure fino alle 21 se invece ci state ascoltando in replica. Si sta parlando del Memorial Stefano Tramontin, spunto pronto, l'avevamo già in parte annunciato, con Massimo per Matteo. Pallacanestro Trieste, come la vedi adesso in questa stagione? Sta andando bene? Ovviamente la segui, quindi sei più che preparato per rispondere. Diciamo sufficientemente, insomma, direi che quest'anno sicuramente è stata una delle sorprese del campionato, perché in pochi avrebbero scommesso che un roster così giovane e con dei nomi, diciamo, non di primo livello, riuscisse a conquistare quello che si è conquistato alla Pal Trieste finora. E un plauso va fatto sicuramente al lavoro di Eugenio Dalmasson e del suo staff, ma va fatto un grandissimo riconoscimento anche a questi ragazzi che per abnegazione e dedizione alla causa sono encomiabili, direi, da Tonut a Coronica, a Fossati, a Marco Carra, a tutti quelli che stanno vestendo la casacca biancorossa. Leonardo, riesci a seguire anche tu tra i vari impegni la pallacanestro? Assolutamente, sempre presente il palazzetto ma non soltanto quest'anno, da svariati anni ormai veramente quest'anno ci stanno dando delle soddisfazioni, diciamo, insperate a inizio stagione. Veramente i ragazzi si stanno dimostrando bravi. Nonostante questo, vorrei dire che oltretutto Tonuto e Mastrangelo hanno anche loro preso parte del Memorial Tramontin, proprio quella parte del Tramontin. Quest'anno non lo potranno fare perché giocano. Sì. Però quindi ci hanno giocato assieme. Abbiamo giocato insieme, fanno parte del nostro gruppo. Cioè loro hanno giocato insieme a Leonardo. Hanno avuto l'onore. Esatto. Essendo un po' il fondatore dei Tramontini, insomma, ho avuto anche nomi blasonati tra i miei giocatori. E invece per quanto riguarda i vari tornei organizzati da All In Sport, perché adesso mi sfugge, non ricordo effettivamente se oltre a far parte dello staff anche ti diletti a giocarli poi questi tornei Summer League oppure piuttosto il Street Battle, perché non mi ricordo. Diciamo che col Tramontino abbiamo fatto tanti tornei estivi, sempre chiaramente organizzati da All In Sport, dove diciamo che ho tendenzialmente allenavo più che giocare, visto che ho preso le scarpette al chiodo qualche anno fa. E mi dà più soddisfazioni, mettiamola così. È molto modesto, Leo. Poi fuori onda hanno fatto un bel dibattito prima, questo resta solo per i due ospiti e per i due conduttori. Tra un po' faremo le considerazioni finali con i ringraziamenti, i saluti e anche con l'agenda della nostra settimana sportiva. È una settimana un po' particolare, calcio al giovedì, basket al sabato, per cui non cambiate frequenza proprio in questo finale. Torniamo subito.
Il caffè dello sport ritorna tra poco. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177. Forno a legna, lievito naturale e la consegna a domicilio è gratuita. Alla Pizzeria Mediterranea anche primi piatti come gnocchi, paste, risotti e poi pesce, le grigliate di carne, la paella valenciana, i dolci fatti in casa. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, compresa la domenica. Sala fumatori, spazi ideali per feste e ricevimenti. Convenzionato Lioness. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177 al capolinea della 35. Telefono 040 57 21 11. www.pizzeriamediterraneaart.com. Pizzeria Mediterranea è anche su Facebook. Clicca mi piace e segui tutti i nostri eventi. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione dal cielo. Le migliori lubiansche di Trieste sono alla Trattoria da Glen. 15 tipi di lubiansche. A Borgo San Sergio, in via Rosani 11. Trattoria da Glen. Due ampie sale interne, veranda e giardino. Il posto ideale per cene di squadra, il ritrovo di sportivi e famiglie. Trattoria da Glen, da oggi, è anche pizzeria. E c'è anche il servizio per asporto. In via Rosani 11 a Borgo San Sergio c'è la Trattoria da Glen. 040 81 32 55. Il caffè dello sport. Ogni martedì a Radioattività. Quarto Memorial Stefano Tramontin. Abbiamo parlato nella puntata di oggi, se ve la siete persa c'è la replica ovviamente questa sera alle 20.15. Allora, ai due ospiti Matteo e Leonardo chiedo un invito a tutti gli ascoltatori a partecipare a questo evento e contemporaneamente anche ricordiamo nuovamente gli orari e il luogo dello spettacolo che si andrà a creare. Beh, allora io invito caldamente tutti quanti a partecipare al quarto Memorial Stefano Tramontin, che ricordo è ad ingresso gratuito. Sabato 4 aprile 2015, piazzale Menguzzato, Palasport di Aquilini a Muggia, dalle 9:30 della mattina fino alle 23 noi saremo lì ininterrottamente a cercare di dare il nostro contributo alla causa della beneficenza verso il Crodi Aviano. Non mancate. Nella prima parte soprattutto era in modalità radio Leone, Leo, ringraziamenti, saluti che ci tiene a stare anche tu. Io vorrei ringraziare soprattutto Leone Sport per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni, per me, per gli amici di Stefano, per i genitori di Stefano, perché senza il loro aiuto non saremmo mai riusciti a organizzare questo bel evento che di anno in anno sta migliorando. Ringrazio tutte le squadre che partecipano, appunto Basket Treviso, Basket Trieste, Azzurra Trieste, Olimpia Ljubljana e tutti gli ospiti che verranno la sera a giocare la partita delle stelle, e spero caldamente di avere un buon numero di pubblico, appunto perché è importante l'aiuto di tutti per appunto aiutare le ragioni del Crodi Aviano. Allora sposiamo appieno questa causa, mi raccomando non mancate. Io apro solo una parentesi per ricordare che la Triestina gioca giovedì, quindi tra due giorni, alle ore 15 sul campo di Mogliano Veneto, Union Pro Triestina, Radio Cronaca in diretta. Sabato alle 20:30 in diretta da Mantova, Mantova Pallacanestro Trieste, Radio Cronaca con un nostro cronista Emilio Ripari, che per l'occasione sarà nella terra di Virgilio. Per cui un grosso in bocca al lupo a Leo e Matteo, e grazie naturalmente per questa chiacchierata e un saluto all'Olin Sport e a tutti coloro che hanno voluto e vogliono bene a Stefano. Grazie e arrivederci a tutti gli amici di Radioattività. Un saluto al prossimo martedì. Grazie mille. Il caffè dello sport. Ogni martedì a Radioattività. Il caffè dello sport è un appuntamento offerto da Brada Inpex. Da 25 anni in rotonda del boschetto 3/1. Il tuo lavoro addosso è Brada Inpex. Le migliori lubiansche di Trieste sono alla Trattoria da Glen. 15 tipi di lubiansche. A Borgo San Sergio, in via Rosani 11. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177 al capolinea della 35. Laticia Wine Buffet. Il caffè dello sport.